il lavoro di recupero del nostro patrimonio storico comincia da tanti anni fa e non si è mai interrotto. Qui siamo in un passaggio di manutenzione programmata, quasi imposta, di una delle bellezze più sfavillanti della nostra città, quindi c'è giusta e comprensibile emozione. La cosa che colpisce è sapere che c'è stata questa scelta di visita del cantiere da parte di tanti turisti e leccesi, a conferma che ormai esiste, si è passati dal diritto dei cosiddetti beni culturali al diritto ai beni culturali, un'appropriazione dei luoghi, dell'identità e della memoria che è molto importante perché rafforza il senso di comunità. Intensa ed euforica è l'attesa per lo svelamento di Santa Croce. Non solo gli invitati, autorità, rappresentanti delle istituzioni, ma tanti presenti, cittadini, curiosi, turisti, pronti a rivedere la meravigliosa facciata barocca della Basilica. I ricami di Santa Croce sono di nuovo baciati dal sole dopo 2 anni di restauro. Un evento organizzato nei minimi dettagli dalla sovrintendenza che ha curato il progetto di recupero eseguito dalla ditta Nicolì. Un lavoro complesso e raffinato che insegna ad ascoltare le pietre, così come si comprende dalle parole di Maria Piccarreta, sovrintendente delle province salentine. Dietro al velo c'è la facciata restaurata, tutta pulita e con tutte le sue, l'apparato decorativo splendente, bellissimo. È stato un lavoro meraviglioso, intanto per la ricchezza e per l'importanza del monumento, poi perché ha visto le tre figure istituzionali del territorio presenti e in collaborazione, la diocesi come padrona di casa e anche come stazione appaltante dell'appalto, la regione che ha finanziato l'intervento e la soprintendenza che ha diretto e progettato i lavori. È un lavoro molto impegnativo da un punto di vista professionale, ma anche molto stimolante, molto interessante. E poi una presenza altrettanto importante in questo caso è stata la ditta, il privato, che ha proposto nelle migliorie della gara l'inserimento dell'ascensore che ha permesso le visite guidate. Quindi sul ponteggio si vedevano i particolari eccezionali, interessantissimi, quasi divertenti, e adesso si vedrà la facciata in tutta la sua interezza. Recupero del patrimonio storico che è soprattutto riportare alla luce la memoria di una comunità, la sua identità che ha delle connotazioni uniche e inimitabili. Beh, intanto la maestria delle sculture, una decorazione ricchissima ma mai sovrabbondante, il divertimento che si leggeva perché ci sono tantissimi particolari nascosti, le faccette dentro le varie volute, è stato veramente una scoperta. Ogni volta che sono salita sul ponteggio scoprivo sempre cose nuove e questo appunto è stato anche il motivo per cui ci sono state oltre 17.000 presenze sul ponteggio mentre si facevano i lavori. È un monumento emblematico sia della Lecce barocca ma anche proprio dell'architettura e della storia dell'arte del barocco in generale e quindi è stato veramente per noi un grandissimo privilegio sia lavorarci che goderlo da così vicino per quasi 3 anni che sembrano tanti ma vi assicuro che era stato molto impegnativo. Sì. Un lavoro di pazienza e competenza, di studio, di confronto per far risplendere la Basilica della sua luce più vera ed autentica. Il lato più bello sicuramente è essere vicini ad un monumento e a poterne un monumento di tale bellezza, quindi apprezzarne tutti i particolari stando vicini sui ponteggi. Esperienza che abbiamo anche fatto vivere ai visitatori grazie all'iniziativa Le Visite in Cantiere, che ha avuto un numero copioso, di una risposta copiosa con oltre 17.000 visitatori, senza naturalmente contare i gruppi delle scuole e anche tanti altri gruppi organizzati che comunque hanno chiesto di salire. La difficoltà è quella anche questa volta di misurarsi con un monumento, con questo tipo di monumento, il monumento simbolo del barocco leccese, perché le problematiche di esfoliazione della pietra sono notevoli. Quindi il lavoro è stato un lavoro di ricerca per cercare di individuare la tipologia di intervento più compatibile con la natura della pietra e con le caratteristiche tipiche del restauro, della durabilità e del minimo intervento. A Lecce c'è un patrimonio inestimabile che non è solo attrazione per i turisti, ma anche un momento di incontro per la comunità che se ne appropria sempre di più.
Questi beni sono trasmissione, quindi di valori e di cultura, ha affermato l'arcivescovo Michele Seccia nel suo intervento durante la serata. È un'iniziativa molto bella, visto che secondo un orientamento moderno, quando si fanno dei restauri di abitati, di palazzi, anche chiese, cioè di edifici importanti, c'è stata la caratteristica di rimettere come panneggio che copre l'impalcatura, diciamo, una riproduzione pittorica o fotografica ampliata, stampata della facciata. E quindi è interessante vedere l'effetto, no? Quando si toglie il velo, la realtà. E giù il velo tra sguardi stupiti e note musicali che hanno fatto il sfondo a tutta la cerimonia, chiusa dalla suite inedita di Raffaele Casarano, scritta di getto in una notte per l'occasione. Ma in realtà abbiamo ricevuto questo invito a sonorizzare questo momento straordinario per la città di Lecce e per il ritorno a, come dire, nello splendore massimo della facciata della Basilica di Santa Croce. Per cui con Carla ci siamo detti: ok, mettiamoci a lavorare a quattro mani sulla sonorizzazione di questo momento, e in realtà siamo poi andati su a fare un giro, a vedere da vicino cosa poteva succedere, ed effettivamente è stato bellissimo, perché la musica è nata praticamente vedendo da vicino la bellezza dell'arte, ovviamente, che abbiamo in questa città. È un pezzo sicuramente dedicato appunto a Santa Croce, quindi un pezzo emozionale, un pezzo che è carico appunto delle nostre emozioni, e speriamo di condividerle insieme a tutti quanti voi. Caduto il velo, la città risplende della magnificenza barocca della facciata di Santa Croce, ma per rimuovere completamente i ponteggi e l'ascensore che hanno permesso il restauro e visite suggestive negli ultimi 2 anni ci vorrà circa un mese. E spente le luci e la musica, lo spazio antistante si svuota. Rimane l'adrenalina delle forti emozioni e una riflessione che ci accompagnerà nel tempo. Io spero che non sia una espressione di un maquillage esterno, quanto una scoperta delle radici di ciò che significa la Basilica di Santa Croce, perché è sorta e che funziona in questo tempo di oggi, che non sia soltanto un'operazione di restyling della cultura, dell'arte, ma che sia qualche cosa di più, questo mi auguro. Franco Nembrini a Lecce ha presentato la nuova edizione targata Mondadori dell'Inferno di Dante. L'iniziativa dall'alto valore culturale è del neonato Centro Culturale di Lecce e del Banco di Solidarietà del Salento, Rosanna Righi. Le motivazioni della scelta nelle parole del professore Marcello Tempesta. Può sembrare uno strano connubio, un banco di solidarietà che esiste già da diversi anni e che aiuta circa 300 persone nella nostra città sul bisogno alimentare, e un centro culturale che è alla sua prima iniziativa, è il suo primo vagito, e nasce da un gruppo di amici che hanno incontrato dei maestri che gli hanno mostrato come la cultura non sia qualcosa per addetti ai lavori, ma sia una passione per la realtà che riguarda tutti, un bisogno di vivere con coscienza la vita. Allora abbiamo pensato di unirci e di partire da chi se non da Dante, cioè un uomo che ha amato tutti gli aspetti dell'esperienza umana e della storia, e da Franco Nembrini, che è uno straordinario comunicatore di Dante. Quindi l'unione tra il Banco di Solidarietà e il Centro Culturale sta a dire che il bisogno dell'uomo è uno, si tratti del pane e dell'acqua o si tratti della bellezza e della verità, è tutto parte dello stesso grande, immenso, infinito bisogno dell'uomo. È nato così un progetto che è anche un sogno: illustrare e commentare la Divina Commedia per restituirla a tutti nel millennio che è appena iniziato. Abbiamo chiesto a Franco Nembrini come nasce questo progetto e quale sia la caratteristica che lo rende differente rispetto agli altri già esistenti. La differenza credo sia proprio questa: normalmente nella nostra scuola, nella nostra tradizione culturale, Dante è spiegato a scuola con abbondanza di apparati critici che spesso o non capiscono o addirittura allontanano le persone. Io semplicemente ho provato a leggerlo e a renderlo appetibile, interessante a dei ragazzi che di loro non l'avrebbero mai letto, e ho visto che funziona, nel senso che presentato come un'esperienza moderna interessa la gente, interessa i ragazzi, e poi ho scoperto nel tempo che era esattamente questo lo scopo per cui Dante aveva scritto la Divina Commedia, una raccolta di firme 50 anni dopo la morte di Dante, di cittadini fiorentini chiedevano
che Dante fosse letto pubblicamente per chi non andava a scuola, per chi non avesse studiato. E allora ho ripreso un po' quest'idea, spero non presuntuosamente, quest'idea di restituire Dante alla gente, al popolo, a chi non ha possibilità di studiare ma che ha il diritto di goderselo quanto noi. Il pensiero di Dante è attuale oggi in riferimento ad un cristianesimo che ha delle connotazioni storiche, sociali, culturali diverse rispetto al passato, rispetto al suo tempo? È vero che ha connotazioni diverse, culturali, storiche, sociali. Il problema è che il cristianesimo, quando è vissuto veramente, parla al cuore dell'uomo, e il cuore dell'uomo invece è lo stesso sempre. Nel senso che io lo spiego in giro per il mondo, a volte in contesti addirittura totalmente estranei al cristianesimo. Penso a un collegio docenti di Karagandà in Kazakistan o in Sierra Leone nel cuore dell'Africa nera. E la scoperta che faccio sorprendente è sempre questa: Dante, proprio perché parla al cuore dell'uomo, parla al cuore di tutti gli uomini di ogni epoca e di ogni latitudine, e ragazzi che non hanno mai sentito parlare di letteratura si risvegliano e si interessano alla letteratura italiana e a Dante proprio per questa sua modernità. Certo, bisogna che passi attraverso la mediazione di uno che lo racconta così, ed è quello che provo a fare anche questa sera. Una curiosità, professore. Sono in corso i lavori per la pubblicazione del Purgatorio? Stiamo quasi per consegnare il testo del Purgatorio alla editrice Mondadori. Verrà pubblicato tra novembre e dicembre di quest'anno, e l'anno successivo, con la stessa scadenza, uscirà il Paradiso. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Dense terzine che ci introducono nel capolavoro dantesco. Ogni lettura non è mai l'ultima, quella definitiva, perché apre sempre a nuove rivelazioni. Nonostante siano passati 700 anni, è come se il sommo poeta parlasse per noi, di noi, con noi. Un poeta senza tempo. L'occasione della presenza della Madre Generale a Squinzano è una bella opportunità. Abbiamo mostrato ciò che le sorelle fanno nella comunità e nella cittadina di Squinzano, e questa presenza non solo nei gruppi parrocchiali ma anche nelle famiglie, tra gli ammalati, nella mensa domenicale che facciamo, è una bella presenza fresca, agile, e fa intravedere come nella Chiesa abbiamo bisogno di tutte le forze, non solo quelle locali, nazionali, ma anche di religiosi che vivono fuori, e loro lo fanno con entusiasmo e anche con gioia, visto che hanno vocazioni anche giovani. Suora Marilis Noemi Orozco Vasquez, originaria del Guatemala, con un passato da missionaria in Bolivia, da dicembre 2017 superiora generale delle figlie del Divino Salvatore, ci parla del carisma della sua congregazione. Somos hijas del Divino Salvador, una rama della famiglia salesiana. Nuestra espiritualidad e siamo figlie del Divino Salvatore, un ramo della famiglia salesiana. Siamo nate a San Salvador, Centro America. Il nostro carisma è l'educazione dei bambini, fanciulli e giovani. E ci dedichiamo più che altro all'educazione educativa nelle scuole. E abbiamo 195 suore tra perpetuo e divoti temporali, e abbiamo 25 presenze nel continente americano, ci sono 24, qui in Europa abbiamo una a Squinzano, e qui a Squinzano facciamo la pastorale parrocchiale. Una presenza attiva importante in America Latina nell'educazione e formazione religiosa del territorio. Nel continente di America Latina abbiamo le comunità che si dedicano all'educazione dei bambini, dei fanciulli, e le scuole sono gestite dalle suore. Abbiamo dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola superiore, e ci dedichiamo specialmente a quei bambini più bisognosi, diciamo a livello di povertà e spirituale. Dall'America Latina a Squinzano, luoghi distanti, culture diverse, quali le motivazioni della presenza qui a Squinzano?
Sette anni fa più o meno è stato nel nostro paese il nunzio apostolico Monsignore Luigi Pezzuto, che è originario di Squinzano. Tramite lui Don Nicola è venuto a fare visita a San Salvador e stando lì è nata questa necessità, che aveva bisogno di delle suore nella sua parrocchia. E attraverso il nunzio apostolico e Don Nicola abbiamo avuto questa opportunità di venire qui a Squinzano. E augurando unità cristiana e pace, Suora Marilis, superiora generale delle Figlie del Divino Salvatore, saluta la comunità diocesana leccese. Un messaggio alla comunità de nuestras hermanas. Il messaggio che ci lascia è che nella comunità religiosa viviamo nella unità e questa unità la dobbiamo portare fuori con i nostri, le persone con chi ci incontriamo, promuovendo la pace, l'unità e praticando l'accoglienza fra tutti. La vivenza della vita cristiana, la importanza di attuare sempre alla presenza di Dio e buscare in tutto la santità quotidiana.